L'usura colpisce il mercato del corallo, attività storica ed economica di Torre del Greco. I militari della Guardia di Finanza hanno arrestato 3 persone per prestiti per 3 milioni di euro ad alcuni imprenditori che erano in difficoltà economiche, ponendo interessi che arrivavano fino al 275%. Per 2 degli usurai è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per il terzo i domiciliari. Disposto anche il sequestro di beni per 400.000 euro. L'indagine è partita a seguito della denuncia presentata da 2 imprenditori operanti nel settore della commercializzazione del corallo. I 3 indagati devono rispondere a vario titolo dei reati di usura ed estorsione. Le vittime sono imprenditori che hanno attività in diverse regioni, tra cui Campania, Toscana, Lombardia e Veneto. Sono in corso a Napoli e a Milano altre perquisizioni presso le abitazioni e le sedi aziendali utilizzate dagli indagati.